Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, tantissimo. I medici amputano il braccio di questo uomo dopo aver mangiato il suo cibo preferito. A un uomo sudcoreano di 71 anni è stato amputato un braccio per aver mangiato il suo piatto preferito. La sua vita è stata in pericolo per quasi 25 giorni. Durante quel periodo i medici hanno provato varie procedure, ma alla fine hanno dovuto prendere quella decisione difficile. Cosa ha mangiato quest'uomo per fargli perdere il braccio? Una sera di cena, come tante, un uomo della Corea del Sud ha mangiato il suo cibo preferito, il sushi. L'aveva mangiato tante altre volte, ma questa volta era diverso. Non poteva sapere cosa c'era che non andava in lui, ma il giorno dopo cena notò che si erano formate protuberanze piene di liquido su entrambi i lati dell'avambraccio e della mano sinistra, che misuravano da 3,5 a 4,5 cm. Immediatamente quando ha notato questa anomalia, ha deciso di andare a un consulto medico. Lì è stato ricevuto da specialisti che, dopo avergli posto le dovute domande e gli esami medici necessari, hanno accertato che l'uomo era stato contagiato dal batterio Vibrio vulnificus. Il Vibrio vulnificus è un bacillo o batterio che si trova naturalmente sulle coste calde del mare o dell'oceano, si trova solitamente in alte concentrazioni durante l'estate. Questo batterio si trova nell'acqua di mare e sulla superficie di crostacei o pesci. Come si diffonde questa malattia? Anche gli esseri umani possono essere contaminati da Vibrio vulnificus, nuotando in acque contaminate e avendo qualche tipo di taglio sulla pelle, ma questo non è stato il caso dell'uomo sudcoreano. Ma come fa questo batterio a entrare nel corpo di quest'uomo? Tutto sembra indicare che mangiando questo piatto orientale divino e molto popolare, l'uomo sudcoreano potrebbe aver acquisito i batteri. Il sushi era contaminato e mal preparato. Per alcuni il sushi può sembrare salutare e per nulla pericoloso, ma è importante sapere che se non viene preparato adeguatamente secondo le corrette linee guida sanitarie, può diventare pericoloso per la salute. Come dimostra l'esperienza di quest'uomo. Dopo lo studio, i medici hanno deciso di eseguire un intervento chirurgico urgente e rimuovere quanto più muscolo e pelle infetta possibile. Ma non funzionò, poiché aveva malattie preesistenti, diabete 2, ipertensione arteriosa e malattie renali allo stadio terminale che richiedevano una dialisi costante, che non facilitavano una pronta guarigione. Come potevano curare l'uomo con i batteri? I medici specialisti, notando che l'uomo non migliorava, hanno deciso di amputargli il braccio sinistro, dall'avambraccio, per salvargli la vita. Secondo il New England Journal of Medicine nel suo rapporto sul caso, il paziente ha sviluppato questa infezione consumando carne di pesce cruda e mal preparata, questo ha complicato la sua salute e l'unico modo per salvargli la vita era con l'amputazione dell'avambraccio. Quando è stato dimesso, pensavano che stesse molto bene. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.